dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Devo dire, Amedeo, hai avuto una grandissima idea, quella di comprarci follower su Mixer. È una cosa che proprio mi dà soddisfazione. Vedere 23 contatti sulla piattaforma. Questa è una settimana proprio esplosiva su Mixer per Radio Passeggiata. Tutti i programmi sono andati molto bene. Dai, non è una soddisfazione. Sappiamo bene il perché, qual è il traino. Io mi sento un po' un impostore adesso ad essere seduto qua. Dove insomma, è stata colei? Esatto, esatto. Un lunedì veramente esplosivo, denso di novità, anzi, per citare una frase celebre tra tutti noi, diciamo, della community di Radio Passeggiata, che poi sta trainando alla grande una settimana veramente ricca di soddisfazioni per questa neonata Radio Passeggiata, dalla quale trasmettiamo dal bla 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 in via Cavour, numero 121. Perfetto, sempre 121, ma io continuerò a non ricordarmelo. Va bene. C'è addirittura una persona alla quale Facebook funziona e che ci sta seguendo da lì, perché insomma un po' in tutto. Abbiamo un crash mondiale. L'Occidente, sì. Ah, proprio mondiale. Pensavo fosse una cosa europea. Mondiale, sì, partito dagli Stati Uniti. Ah, ok. Facebook, certo. Instagram, WhatsApp con vari problemi, ma Mixer ti tiene. Quando ritornerà online, tutti lì a condividere la frase, la scena di Social Network, che sì, quando sì, Zuckerberg sbrocca, sì, dice: noi non cadiamo mai. Noi però siamo online e stasera inauguriamo un nuovo biennio nella nostra ormai consuetudine di esplorare musicalmente gli anni a 20 anni di distanza uno dall'altro. Stasera sarà la volta del 2016 e del quindi del 1996. L'1996, come esatto, avrebbe detto Manuel Agnelli. Anni bisestili, anni di svariate cose, tra le quali anche Olimpiadi e quant'altro, anni musicalmente molto ricchi. Molto ricchi. Infatti ci faremo un mesetto, no, su questo biennio. Sì, credo che ci andremo avanti per parecchio, avrete tempo per familiarizzare con questi due anni. E se da te è stato lampante da subito che il 96 era strapieno di roba, io l'ho scoperto piano piano, diciamo, non diesel, ma più scavavo più trovavo roba degna, e quindi sarà un piacere veramente approfondirli. Poi abbiamo, no, chiaramente modellato le nostre playlist in varie maniere. La mia selezione di questa ventina di canzoni, nel corso delle varie puntate andremo a proporvi, ruota tutto intorno alla prima canzone, perché da quando abbiamo estratto l'anno io ho pensato che la prima canzone doveva essere di questo disco, non proprio questa, poi l'ho scelta tra le varie, ma questa. Saluto Emiliano, sì, che dice che c'è un regalo del 2016, quindi proprio cioè, lo salutiamo, ci sta ascoltando. Dicevamo, il disco che doveva aprire la puntata di 2016 è per forza quello di David Bowie, uscito l'8 di febbraio, due giorni prima della morte improvvisa, ma in realtà ahimè annunciata, pronosticabile, sì, del povero Duca Bianco, che forse per un mesetto ha riempito le televisioni di tutto. Una volta morto, è stata una a differenza di altri, una bella commemorazione, nel senso, è arrivato anche nelle a chi non lo conosceva. Io ho svariati esempi di gente che cioè poveri loro non avevano mai sentito parlare di Bowie, sì, quando è sì, morto anche dalle parti nostre. È stato anche molto bello tutti gli artisti che sono stati comunque, no, colpiti, ispirati alla musica di Bowie. Quello però era più scontato, insieme, no? Il fatto sì, che però comunque alcuni sono stati particolarmente toccanti, tipo quello dei Placebo. Ah, sì, sì, vabbè, ma lui d'altronde è stato, no, grande talent scout. Esatto, un po' nave scuola di tantissimi, sì, 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 sì. Poi hanno avuto grande successo, appunto i Placebo, per non citare in Nine Inch Nails o Trent Reznor o moltissimi altri. Insomma, lui era uscito due giorni prima della sua morte con questo disco, che poi si è scoperto parlare tantissimo di morte,
E il primo singolo era appunto questa I Can Give Everything Away, e noi apriamo così la puntata relativa al 2016. Thank you.
vedere di più e provare di meno, dire di no, volendo dire sì, per me è sempre stato così e questo è l'unico messaggio che mando, dice questa canzone del compianto mai troppo David Bowie. Insomma, doveva essere per forza questo il disco di apertura per quanto riguarda il 2016. Però abbiamo detto che abbiamo delle playlist a tema ogni a serata, tema, quindi diciamolo, sì, qual è questo tema, io più o meno l'hashtag, come si dice adesso. Per questa sera la mia è pezzi da 90, perché come capirete, avete già potuto intuire dal primo, insomma sono strafamosi quelli che andremo a passare stasera per quanto riguarda il 2016, mentre Amedeo... Canzoni d'amore disperatissimo. Benissimo, così, cioè abbiamo delle canzoni tristissime. Partiamo in allegria. Preparatevi. Mentre in chat festeggiano, no? C'è Viller che festeggia, sì, i 100 iscritti. Non so cosa, credo abbia fatto una fondazione per lucrare. Ludovica, c'è continuo e Subject Hall 5409. Questo è difficilissimo. Beh, immagina quando devi andare a mettere user e password, sì, questo Subject. Mentre ti ha visto che sabato scorso, scusate, mercoledì scorso abbiamo salutato un ascoltatore, ascoltatrice che è venuta a commentare così con un nickname assurdo, era Michela. Ah, benissimo. Che non si era loggata, quindi... Beh, noi già fantasticavamo su chi è questa ragazza fan, che ci ascolta, invece era mia moglie. Va bene, detto questo, torniamo quindi al 1996. Siamo nell'era, diciamo, dell'inizio del post-grunge. Cobain è già morto da un paio d'anni e i Soundgarden stanno per fare, diciamo, l'ultimo disco con la vecchia formazione. Jam sono in crisi con l'etichetta e con Ticketmaster e così via. Gli Afghan Whigs vengono dal successo di Gentleman, che li ha portati appunto in questo mondo della musica di Seattle, nonostante venissero da Cincinnati, e vanno nel 96 a fare il secondo disco, Grande Attesa, e successo zero, cioè questo è stato un flop totale. L'idea nasce dal fatto che Dully voleva scrivere un film noir, quindi inizia questo progetto di fare il regista di questo film noir, non va in porto, ma si tiene la colonna sonora, diciamo, e la pubblica. È forse il mio disco preferito in assoluto della discografia mondiale, ma nonostante questo ha avuto pochissimo successo. L'atmosfera è quella del noir, e come al solito ci sono gli amori disperatissimi come l'hashtag di questa puntata, e questa Going to Town va un po' a richiamare il mito di Bonnie and Clyde, e che diciamo in questa canzone, in Going to Town, diventano un po' una metafora di due persone innamorate in questo viaggio molto pericoloso e eccitante insieme. Going to Town, io prendo la macchina, tu prendi la benzina e il fiammifero e andiamo a bruciare la città, e non è Gianna Nannini. Afghan Whigs.
Going to Town, gli Afghan Wigs, qui a Bacon and the Butcher, sulla mia maglietta, in questo splendido CD Black Love che in ogni dove vi consiglio. E Viller dice che nel 96 Marilyn Manson impazziva, ma ne parleremo, sarà uno dei protagonisti di questa, diciamo, di queste puntate, ecco. Esatto. È bellissimo il fatto che abbiamo concluso la puntata scorsa, che era per il 1988. 88, e parlando dell'arrivo del grunge, esatto. E iniziamo già che con la fase finale. Esatto, nella fase grande. Sì. È stato un grande decennio, però insomma arriveremo anche a vivere gli anni d'oro il grunge, poi lo beccheremo l'92, come direbbe esatto. Simone che è qua fuori, che salutiamo, sta qui si aggira, detto tenente, che salutiamo, siamo fortunati stasera, il locale è pieno, si festeggia un compleanno, noi ci sentiamo abbastanza ringalluzziti quando c'è un sacco di gente, e io ho messo la camicia di franella per l'occasione esatto, perché tu vivi nel 92 esatto, come diceva Simone. Io invece, purtroppo, a proposito di vivi, in realtà ho inizio con i morti. Siamo allegrissimi stasera, proprio. Veramente. Il 2016, oltre che per David Bowie, che ha fatto disco e poi poco dopo è morto, è stata la stessa cosa, l'ha vissuta Leonard Cohen, che è morto a novembre. Avevo qua la pagina Wikipedia aperta, per te lo dico subito. Comunque sì, i primi di novembre del 2016, un mese prima usciva quello che poi è diventato il suo ultimo album, che in realtà lui nemmeno è riuscito a terminare per insomma problemi di salute, era anche molto molto anziano, è stato poi terminato dal figlio Adam, You Want It Darker, ultimo insomma disco di un personaggio famosissimo canadese, ma lui è stato compositore, cantautore, poeta, scrittore, qualsiasi cosa. Una voce inconfondibile, piena di... è proprio la voce che ti trasmette alcol e fumo, è inimitabile. Questa è Leonard Cohen e You Want It Darker, canzone omonima. Darker.
flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Diciamo che per le puntate allegre ripassare la prossima settimana o tra due, perché non è questo il caso, almeno per quanto mi riguarda, anche se poi sul finire della puntata avremo delle canzoni un po' più movimentate, però la puntata è molto oscura e molto, molto pessimista, diciamo, stasera, ci è presa così. Sì, è così questo... qui nel frattempo ci raccontano di ascoltatori che piuttosto spostati che comunque salutiamo e ringraziamo. Nel 96 a proposito di allegria, il 5 di febbraio esce Murder Ballads di Nick Cave, e parlando di ballate di amore disperato, diciamo, non potevo non mettere una canzone tratta da questo capolavoro di Nick Cave. La canzone che ho scelto è Henry Lee, canzone cantata insieme a PJ Harvey, dove c'è una, diciamo, sono tre voci che parlano, c'è la voce narrante, c'è il povero Henry Lee che viene, diciamo, che fa una brutta fine, e c'è la voce di questa innamorata a cui Henry Lee appunto preferisce un'altra donna e che decide, insomma, di vendicarsi uccidendolo. Quindi una ballata veramente tristissima. Le voci di Nick Cave e di PJ Harvey sono perfette per questa voce. E Henry Lee, scusa, rispondo a Denting Spore 380 che dice che vorrebbe un pezzo di Gianluca Vacchi, quello è il lunedì, sì. Mi sembra lunedì mattina potresti trovarlo nella, forse anche qui presente. Io, forse, secondo sì, me sì, in futuro sì, è possibile sì, che possibile, venga come possibile. Ospitata. Intanto però rilancia la canzone, scusa. Henry Lee, loro sono Nick Cave e PJ Harvey da Murder Ballads 1900.
la canzone di amore disperatissimo cantata da Nick Cave e PJ Harvey, che tra l'altro diciamo uscivano da una relazione breve e tormentatissima, come qui l'angolo gossip Emiliano e Michela stanno diciamo discutendo. Salutiamo Ludovica che ci dice ci sono ascoltatori anche non solo bimbi minchia su Mixer, ma anche ascoltatrici serie, certo, ovviamente. E anzi, grazie di essere con noi. E però c'è anche qualcuno che non riesce a cambiare il nickname, tipo questo Denting Sport. Ma veramente, che io per la seconda volta ci sono ricascato, non accorgendomi che in realtà era Michela, o anche tua moglie. Sì, sì, e sì. Che credo abbia fatto questa iscrizione nel lontano 84, quando ancora usava i nickname giovanili. Sì, 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 sì. E giovanissimi. A proposito di PJ Harvey, il 2016 è l'anno della mia seconda esperienza al Primavera Festival a Barcellona, dove in una delle serate insomma principali si esibiva proprio PJ Harvey, che in quell'anno usciva con un bellissimo disco e tra l'altro ha fatto un concerto meraviglioso. Tra l'altro c'era anche Gabrielli nella sua band per quel tour, veramente un... Io l'ho vista nel 2004 ad Imola all'Anime Jamming Festival, insomma, innamorato da lì in avanti per sempre, direi. Esatto, l'evento centrale però di quel Primavera era un altro, era il concerto dei Radiohead, concerto per il quale io ho perso credo una decina di live interessanti per accaparrarmi un posto decente per vederlo, ma quella era proprio una scelta di vita che dovevi fare quel giorno. O ti dedicavi ai palchi minori andando in giro e poi potevi vedere i Radiohead da chilometri di distanza, oppure sgomitavi per un posto qualche ora prima. Però mi sono visto un gran concerto delle Savages che aprivano, davano prima dei Radiohead. E proprio i Radiohead in quell'anno uscivano con Moon Shaped Pool, dalla quale noi prendiamo questa True Love Waits, disco insomma molto bello, di... qualcuno rimproverava un po' uguale ai precedenti, però insomma dopo Kid Day la strada dei Radiohead è stata ben delineata, sì. E più o meno sempre quella, ma non è mai mancata la qualità delle loro canzoni. Quindi ho fatto questo cambio volante, potevo passare Nick Cave, lo passerò dopo, passo invece stavolta i Radiohead con appunto True Love Waits. Yeah.
Pensiero ai nostri ascoltatori di stasera, tutti quelli che hanno scelto il suicidio assistito. Sì, siamo allegrissimi. Cosa che pare abbia fatto David Bowie. Ho letto questa cosa oggi, che credo sia una notizia, insomma, emersa un po' molto dopo la sua morte, che pare sia comunque morto di suicidio assistito alla fine, insomma, alla fine della sua lunga malattia. Abbia scelto, insomma, di farla finita. Comunque noi alterniamo queste, diciamo, questa tristezza con altra tristezza, sì, e la intervalliamo con delle notizie di gossip. Sì, PJ Harvey e Nick sono stati insieme, hanno avuto una relazione. Ma è tua moglie che non ci crede. Lo so, mia moglie fa l'esperta di gossip, ma ha delle grosse lacune ultimamente, sì, sull'indie soprattutto. Comunque daremo nelle prossime puntate anche delle notizie su cosa è successo. Sì. In questi anni stasera eravamo un po' in ritardo, e visto che dopo di noi c'è una nuova trasmissione che dovrebbe fare il suo debutto proprio stasera, non volevamo rubargli troppo spazio. Esatto, nei tempi. Quindi andiamo veloci, recuperiamo con il ritmo delle parole i ritmi lenti di questa serata. Tori Amos, 1996, esce con Boys for Peel, uno dei dischi più belli di PJ Harvey, da cui ci andiamo a sentire. E Jupiter, che ha proposto... No, PJ Harvey, di Tori Amos. Che dicevo, questa canzone parla di, diciamo, storia autobiografica di quando lei si lascia con il suo grande amore e se ne rende conto nel momento in cui prova a chiamarlo prima di partire in tour. Lui non gli risponde, nel momento si rende conto che la storia che lei pensava essere la storia della sua vita è finita, e da qui questa tristissima ma bellissima E Jupiter, lei è Tori Amos, a Bacon and the Butcher. Cause it's me and me and this little mouse cat. She's ready to confess all the things that I never thought that she could feel. Hey Jupiter, nothing's been the same. So are you gay? Are you blue? Thought we both could use a friend to run to. And I thought I wouldn't have to be with you. Something new. Sometimes I breathe you in, and I know you know. And sometimes you take a swim, found your writing on my wall. Leave my heart soaking wet, boy, your boots can leave a mess. Hey Jupiter, nothing's been the same. So are you gay? Are you blue? Thought we both could use a friend to run to. And I thought you wouldn't have to give with me. Yes.
all the dolls I had. Took my lover off the show. Your apocalypse was fab for a girl who couldn't choose between the shower or the bath. And I thought I wouldn't have to be with you. A magazine. Ooh. Ooh. No one's picking up the phone, 'cause it's clear he's gone. And this little masochist is lifting up her dress. And guess I thought I could never feel the things I feel. And hey, Jupiter, nothing's been the same. So are you gay? Are you blue? Thought we both could use a friend to run to. Hey, Jupiter, nothing's been the same. So are you safe? Now we're through. Thought we both could use a friend to run to. E Jupiter, torniamo. È bellissimo il contrasto tra questa musica e ciò che sta andando sulla chat del nostro programma, sì. Tra Wheeler e Emiliano che parlano di storie d'amore con Nick Cave. Io non la conoscevo questa fama di Tom Bird e fama di Nick Cave. Insomma, non lo sapevo. Tra l'altro, dice Michela, se le trombate entrambe qui. Riferendosi quindi anche a Kylie Minogue, perché so. Kylie Minogue è tanto di cappello, cioè... ma anche PJ Harvey, io sono innamorato, no, di sì, perché non me la toccare. Sì, Nick Cave, sì, Nick Cave poteva toccarla perché comunque erano due grandi e quindi erano una coppia bellissima. E quindi a questo punto ritorna Nick Cave nei nostri discorsi, ritorna a portare Nick Cave, allegria anche esatto nella nostra selezione musicale, perché nel 2016 usciva il 16° disco di Nick Cave, come Nick Cave and the Bad Seeds, che si intitolava Skeleton Tree, disco molto bello, osannatissimo dalla critica in quell'anno, dalla quale noi estraiamo questa meravigliosa Rings of Saturn.
Scusate se mi viene da ridere, cioè, c'è una discussione bellissima nella nostra chat tra Emiliano e Wheeler. Emiliano, in, diciamo, in memoria dei bei vecchi tempi, io ti citerei un Devennami la radio passeggiata. Meraviglioso, Nicchia, perché divide stasera. Sì, divide. Tutto è nato da... da una battuta su Nick Cave, esatto. Cioè, grossa polemica. D'altronde il web è questo, e sì, siamo contenti che ci affermiamo. Ludovica, non ti mischiare. No, no, è pericolosissimo. Stai, Ludovica, resta con noi, non ti preoccupare. È nucleare lì la zona. Io non mi intrometterei. Comunque, stiamo parlando di robe che succedono, sì, sulla nostra chat di Mixer. Che se ci state seguendo appunto da quella piattaforma, come è per forza, perché credo è l'unica dove abbiamo dei contatti, visto che Facebook stasera ha da un pochino di problemi, e quindi potete leggere appunto lì sulla riga, sulla colonnina a destra, quello che sta succedendo, e noi ci divertiamo molto. Sì. Allora, torniamo al 1996. Oggi una delle, diciamo, delle, nella nostra locandina c'era il contrasto 96 di Caprio, che va, diciamo, raggiunge il successo, il primo film importante, Romeo più Juliet, e Baz Luhrmann, esatto. E poi nel 2016 invece finalmente il tanto agognato Oscar, la morte di milioni di meme, esatto. Infatti Romeo più Juliet, oltre ad essere un film gradevole che riporta, diciamo, nell'attualità la storia di Romeo e Giulietta, Montecchi e Capuleti, in questa finta spiaggia di Los Angeles che si chiamava Verona Beach, no? Facendo il gioco di parole con la vera esistente Venice Beach, pistole che diciamo prendono il posto delle spade, ma soprattutto una colonna sonora clamorosa che vede, tra l'altro, come quasi tutti i film di Baz Luhrmann. Sì, esatto, è vero. Ci sono dei pezzi diventati celeberrimi, tipo Loveful dei Cardigans, Talk Show Host dei Radiohead, che non ho messo solo perché c'erano già i Radiohead stasera, e questa Number One Crush dei Garbage, che apre questa colonna sonora e che è perfetta per, diciamo, il titolo di questa mia selezione, ovvero Ballate di amore disperatissimo. E la storia inizia con Morirei per te e va avanti su questa linea: morirei per te, ucciderei per te, ruberei per te, ti aspetterei, fare qualunque cosa, io credo in te, morirei per te. Questo è il Number One Crush, loro sono i Garbage, già Bacon and the Butcher. Pezzone.
io vorrei dire ai 25 che sono alla visione su Mixer che o ci scrivete qualcosa in chat o per me siete dei bot di Putin che in qualche modo sta cercando di influenzare il secolo anche con, sì, sì, con questi mezzucci. Va bene, salutiamo questo bellissimo Nick Cave Denti Sport 180 che tanta gioia sta portando nella nostra chat. E così volevo salutare gli amici di Frise. Allora il programma Turbillon, noi sarebbiamo veramente ricchi premi e cotillon, invece la puntata veramente ricca di allegria. Ma infatti io in questo contesto non so come inserire la mia quinta canzone, perché dentro l'hashtag pezzi da 90 ci può anche stare, ma in quello che ne ho scaturito questa puntata è un po' il brutto anatroccolo, il cigno nero, qualcosa del o genere. Forse il cigno bianco in una, esatto, puntata di cigni neri, perché... esatto, perché insomma, volendo parlare di pezzi da 90 del 2016, non dobbiamo per forza passare dal disco pop per eccellenza di quell'anno. C'è da dire che negli ultimi anni anche il pop, quello internazionale più puro, ha subito secondo me un grosso innalzamento di qualitativa, dovuto anche magari a produttori e cose, sì, che ci stanno dietro, insomma, che hanno messo dentro tantissima professionalità. Questo è il caso del disco più passato sicuramente da tutte le radio nel 2016, il disco di The Weeknd. The Weeknd è questo cantante canadese, tra l'altro può giocarsela con Nick Cave come Tombeur de Femme, perché tra le sue conquiste ricordiamo Bella Hadid, Selena Gomez, insomma gente di una certa qualità. Ancora musica. Gossip stasera, esatto, stasera puntata... possiamo fare amore, morte e gossip, uno spin off del Montarozzo sentimentale che salutiamo anche i nostri bravi preferiti. Avrete sentito sicuramente qualcuna delle canzoni del Weeknd quell'anno in radio, le due soprattutto con i Daft Punk sono le più passate, e questo è uno dei due singoli appunto con prodotti insieme al duo francese, è proprio la canzone che dà anche il titolo all'album, che si intitola Starboy, ed è insomma un singolone veramente ultra spammato in ogni angolo del mondo. Put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Belly point two just to hurt you, All red lamp just to tease you, None of these toys on lease to, Made your whole year in a week to, Main bitch out of your league to, Side bitch out of your league to, House so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, Cut that ivory into skinny pieces, Then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. Nigga try to test me, Every day a nigga try to end me, Pull off in that roadster SV, Pockets overweight, getting hefty, Coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, The competition, I don't really listen, I'm in the blue moon, some bomb a new edition, House so empty, need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, Cut that ivory into skinny pieces, Then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Boy.
Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Nelle varie puntate relative al 2016 arriverò a passare Rihanna, quindi insomma The Weeknd fatevelo andare bene per forza, perché poi andremo anche sul, forse sono ancora sul più pop, ma anche se però quel disco di Rihanna in realtà era un disco molto molto diverso dai suoi precedenti, infatti per ora è l'ultimo, è stato anche quello forse con meno successo di vendite. Comunque noi dobbiamo andare velocissimi perché stiamo sforando, c'è una trasmissione dopo di noi che c'è un grande in bocca al lupo. Esatto, facciamo un grande in bocca al lupo. Dobbiamo ricordarvi alcune cose, innanzitutto che noi la settimana prossima torneremo probabilmente con la prima delle nostre puntate speciali, sì, avremo un ospite in studio e quindi non sarà relativa a questi anni, no, 2016-96, ma sarà una puntata diversa, lo troverete insomma nei nostri social. Esatto, nei nostri social durante la settimana vi parleremo di questa nuova iniziativa. Dobbiamo anche ricordare che sabato sera c'è Fegatelli e la Brexit, il DJ set di Emiliano, esatto, insomma qui sì, al bla bla bla. E nel bla 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 non so anche se in diretta radiofonica. Sì, credo. Se Viller non lo banna prima, sì. esatto. Anche se poi la Brexit non sta andando benissimo. Infatti il DJ dovrebbe avere un sottotitolo, adesso non ricordo. Ma domani Emiliano è anche in studio qua con Mark Bolan e D-Rex, quindi grande puntata monografica. Noi chiudiamo, abbiamo l'ultima canzone. L'ultima canzone, sì, 1996, esce The Aeroplane Flies High, l'anno dopo Melancholy, esce questo dei Smashing Pumpkins. Naturalmente arriva questo cofanetto che racchiude i 5 singoli del disco, quindi gli EP di Letter with Butterfly Wings, 1979, Tonight Tonight, 33 e Zero. Qui abbiamo il singolo di 1979, che però era troppo allegra per la puntata, e quindi da questo singolo ci sentiamo Sherry, che invece è una canzone di amore, disperato, tristissima come tutte le altre di questa puntata. L'appuntamento è a mercoledì prossimo. Bacon and the Butcher. Ciao.
Set you